Oggi abbiamo un ospite veramente straordinario, un ospite speciale, abbiamo l'usignolo di Cavriago. Buongiorno Orietta Berti, ciao Orietta! Ciao Simone, buongiorno a tutti! Guarda, è veramente un grandissimo piacere ritrovarti ed è un grande piacere ritrovarti a Sanremo 29 anni dopo. Senti, ma con che spirito? Beh, l'entusiasmo c'è sempre, perché chi ama questo lavoro, venire a Sanremo è il top, no? E poi vengo volentieri perché ho l'occasione di festeggiare anche i miei 55 anni di carriera e presenterò un cofanetto con 6 CD per il mio pubblico, sarà molto gradito, e tra cui il 6° CD sono tutti inediti e tra questi inediti c'è anche la canzone che hanno scelto per Sanremo, Quando ti sei innamorato, certo, ma... che canterò nella seconda serata. Certo, che secondo me viene addirittura esaltata da quello che è l'arrangiamento orchestrale, un ottimo lavoro fatto anche dal maestro Campagnoli. Com'è andata la prova generale di ieri? Ieri sera abbiamo fatto una prova, dovevo provare alle 4, poi slittata fino alle 7:15. È stata una prova test e basta. E quindi è stato bello, così puoi capire che anche mercoledì, quando mi esibirò, l'orchestra è sempre pronta e con tanta energia che ti dà quella carica. Certo, non c'è il pubblico, quindi entri magari con un piccolo sottofondo di applausi, però devi essere concentrata e di dare il massimo, ecco. Certo, Perché devi emozionare, devi fare emozionare la gente che ti sta guardando da casa. certo. La canzone è una canzone tradizionale italiana, una bella melodia, un bel canto, e quindi cercherò di interpretarla nel migliore dei modi. Paura permettendo, perché quando sali su quel palco un po', diciamo, di tremarella ti viene a qualsiasi età. Io lo posso immaginare quella che può essere la tremarella, ma tra l'altro io ricordo la tua presentazione, per esempio, di Sanremo Giovani nel 1997, sì. E ricordo i consigli che tu hai avuto modo di dare anche ai ragazzi. Oggi che consiglio invece daresti a te stessa? Di stare calma e di avere nella mente quello che devo fare, ecco, di non farmi prendere troppo dall'emozione. Ai ragazzi d'oggi io li vedo così pieni di energia, così pimpanti, così volenterosi di farsi conoscere, che non c'è da dargli nessun consiglio perché sono perfetti così. Beh, questo è bello, questo è positivo. Ed è Ogni bello... età ha le sue qualità, diciamo così. Certo. Beh, tu hai avuto modo comunque di cavalcare anche diverse epoche di musica italiana. Ma se dovessi sì. Ricordare una delle tante partecipazioni al Festival di Sanremo, qual è che ricordi con maggiore piacere? Guarda, con maggiore piacere ricordo quando mi sono esibita nel 69 con Quando l'amore diventa poesia, no? E poi, vabbè, il primo festival, perché era la tua prima partecipazione, poi quegli anni il festival era importantissimo in tutto il mondo, che era non al Teatro Ariston, ma al piccolo teatro del Casinò, che era una bomboniera, conteneva 300 persone al massimo, quindi cantavi per proprio un piccolo pubblico, ma molto caloroso. Poi, quando sono venuta a Sanremo, l'ultimo mio festival, con Giorgio Faletti, perché lui era un compagno, guarda, meraviglioso, un amico vero, sincero, un grande gentiluomo. E quindi sono stata fortunata di aver potuto passare almeno 10 giorni insieme a lui. Certo. Dato che adesso lui non c'è più, quindi è andato via troppo presto, Giorgio. Certo, ma tra l'altro ricordo anche la canzone in quel caso, la canzone Furumba di Tango, una canzone che nonostante il fatto che fu eliminata, rimase Sì. molto nel pubblico, tant'è che Sì, ancora sì. oggi nei concerti è una di quelle che ti chiedono con maggiore fervore. Sì, è vero. Ma e poi lui mi disse, guarda, facciamo così, le intitolerò Rumba di Tango, perché a te piace il tango e a me piace la rumba, così siamo contenti tutti e due. No, Ah, ma era simpaticissimo. ricordo un gran bel festival di Sanremo, quindi è anche bello vedere come tu accompagni in questo caso i giovani, perché allora Giorgio Faletti era esordiente sul palco dell'Ariston, poi Sì, sappiamo sì. che ha fatto.
Ed è bello. E dopo, 2 anni dopo, ha fatto Signor Tenente, che è andata molto bene, insomma. Ma poi lui era un genio, ha fatto dei libri meravigliosi che hanno venduto tantissimo, e tutte le sue battute televisive se ne ricordano tutto, tutti, specialmente i giovani di quel periodo, anche i giovani di adesso che li rivedono, no? E così sì, ho fatto tante, tante cose nella mia carriera, però le più importanti, lo sai anche tu, che riguardano il nostro lavoro, è il Festival di Sanremo, perché è la nostra festa nazionale della musica. Ma guarda, c'è una canzone nel tuo repertorio, piuttosto recente, che però io avrei visto perfettamente al Festival di Sanremo, che è Incompatibili ma Indivisibili, un pezzo straordinario che sarebbe stato probabilmente esaltato ancora di più su un palco come quello di Sanremo. Sì, in quel caso, ma l'avevamo presentato, Bigazzi l'aveva presentato, l'autore del testo, però non ho avuto fortuna, la prima giuria non l'ha accettato, ma io nonostante tutto l'avevo messo in un album mio, insomma, perché mi piaceva molto quella canzone. Era molto bella anche per un festival di Sanremo, diciamo così, era plateale, ecco. Certo, in qualche modo diciamo che il risarcimento arrivò perché fu inserita anche in una compilation del Festival di Sanremo. Sì. Quell'anno tu presentavi Sanremo Notte. Esatto, sì, quell'anno lì che presentai Sanremo Notte, e l'anno prima presentai Sanremo Giovani con... Sì, è vero. Che bello, la mia domanda poi è legata anche all'Edeva, la scelta comunque di interpretare con queste quattro ragazze Io ti amo solo te. Come mai hai scelto l'Edeva e come mai hai scelto un pezzo così meraviglioso di Sergio Endrigo? Sì, perché si doveva scegliere una canzone di un cantautore, naturalmente italiano, e io ho sempre amato Sergio Endrigo, e in passato in televisione ho sempre cantato le sue canzoni, anche in coppia con altri miei colleghi, e ho scelto questa canzone perché è bella, e poi l'Edeva, perché sono delle quattro ragazze molto brave, molto preparate, e mi danno un bel supporto musicale. Però io ho voluto che loro cantassero una frase a testa, perché mi sembra giusto che si presentino su questo bel palco e farsi vedere, insomma, anche esprimersi nel modo migliore, perché non puoi fargli fare soltanto dei vocalizzi di contorno al mio canto, no? Ho preferito fare... Abbiamo diviso il pezzo in parti uguali. Questo mi fa piacere, ha fatto piacere anche a loro. Molto bene, Orietta, io non posso che ringraziarti, non vediamo l'ora di vederti sul palco quando ti sei innamorato, e siamo anche curiosi per l'outfit, perché sappiamo di qualche tacco a spillo e non solo, non diciamo altro. Oggi farò le prove delle scarpe col tacco a spillo, perché non voglio scendere la scala, almeno per la seconda, per me è la seconda serata di Sanremo, per me sarà il mio debutto, no? Vorrò entrare di lato, perché così sono più serena e arrivo al microfono, insomma, con meno agitazione, diciamo così, perché porto dei tacchi molto belli, ma sono a spillo purtroppo, e quindi dovrò fare le prove oggi qua in camera. Benissimo. Come va? E grazie mille anche per il messaggio che porti, perché è bello comunque portare un messaggio d'amore, portare un messaggio comunque di speranza, e quello che fa pensare che dopo 55 anni di carriera c'è sempre un grande amore anche per la musica, ed è giusto poterlo testimoniare su un palco importante come quello del Festival. Ti ringrazio per queste belle parole, grazie. Orietta, grazie mille e buon Festival. Ciao, arrivederci, a presto. Ciao.